da quello che ho visto da fuori, dall'occupazione della Torre Galfa in poi, in realtà, perché è lì che sono entrato in contatto con Macao, mi sembra che sia un gruppo di lavoratori dell'arte, di giovani, di molto gradevoli come persone e desiderosi di costruirsi un proprio futuro, una propria vita dentro un progetto politico e spaziale in questa città. E con questo gesto che hanno fatto prima di un professor Alfa e adesso attualmente qui all'ex mattatoio, penso che abbiano posto le condizioni per poter lavorare su questo in modo serio, creativo e anche con la gestione dei rapporti di potere con la città di tipo civile e fruttuoso. L'idea embrionale che sta alla base di questa occupazione e del progetto Macao è un hub, si chiamano hub dell'imprenditorialità giovanile, no? Specializzato nel campo dell'arte, però e il suo successo sarà legato alla capacità di essere contemporaneamente molto radicali e molto diplomatici, tutte e due le cose, e creare degli spazi in cui ognuno può fare quello che vuole sostanzialmente, cioè fare di questo spazio veramente uno spazio in cui è l'incontro fra creativi che ti dà forza, energia, e dopo ognuno fa da solo, in gruppo, insomma come vuole, delle iniziative che sono necessariamente teatrali, musicali, artistiche di varia forma, eccetera. Quindi in cui le varie forme delle arti performative si incontrano e incontrano le esperienze europee e internazionali. Cioè, certamente un posto come questo vive se viene visitato da persone che sono musicisti, artisti, eccetera, e che accettano di esporre qui alcuni dei loro lavori, di venire a fare un piccolo concerto o cose del genere, un po' come anche il Teatro Valle sta andando avanti praticamente, no? Attraverso continue rapporti, con mettendosi in rete a livello nazionale e internazionale e anche scoprendo nuovi talenti, non solo quelle persone già famose, ma persone che non lo sono ancora e che possono trovare qui una piattaforma per mettersi in vista. E poi andando a vedere come esperienze analoghe funzionano in altre città, a Parigi, a Berlino, a Barcellona, eccetera, no? Quindi non smettere mai di guardarsi in giro e di raccontarsi queste cose. Oggigiorno la cosa è abbastanza facile con fotografie, multimedialità, eccetera, eccetera. E poi riuscire a stabilire dei legami con la pubblica amministrazione, col comune. Io mi rendo conto che non è facile, ma il problema, quando Pisapia è venuto e vi ha offerto immediatamente un altro posto, no? L'idea è che forse il problema non è quello dell'altro posto, il problema è come si interagisce, che contributo potete dare voi alla vita della politica cittadina, del comune, e che contributo può dare il comune al fatto che voi possiate esprimere un luogo in cui i giovani lavoratori dell'arte possono trovare un punto di appoggio. Questi momenti di protagonismo giovanile sono sempre in rete con quello che succede nel mondo. Quando io facevo il 68 a Trento cantavamo le canzoni di Berkeley subito, no? Cioè, avevi una comunicazione immediata con tutto il resto del mondo che stupiva le persone, cioè, com'è che hanno fatto a sapere anche se non c'era internet, eccetera. Voi a maggior ragione oggigiorno con internet siete al centro di una
ripensamento radicale di che cos'è la democrazia, di cioè, siete in collegamento con coloro che si oppongono a Occupy Wall Street, con questi movimenti qua, eccetera, che sono movimenti di quasi da re nudo, insomma, no? Cioè di gente che dice non se ne può più, questo non è più sopportabile, no? Nessuno fa nulla rispetto allo strapotere di questo capitale finanziario, eccetera, non è possibile. Quindi siamo, ecco, però voi siete direttamente in collegamento con questo, quindi la novità nasce dal fatto di essere dentro questo movimento, che è un movimento veramente di grande. Secondo me il momento oggi è un momento estremamente interessante, perché è il momento in cui viene messa per davvero in discussione la gestione del potere, dell'autorità, della modernità. Insomma, no? Siamo nella seconda modernità, come dice un famoso sociologo tedesco, e voi siete un pezzo di questo. E allora meno male che ci siete, perché dentro anche questa giunta di Pisapia, che comunque è nata come una cosa a parte rispetto alle decisioni anche del PD, eccetera, però non è che ci sia un enorme pensiero sopra una rimessa in discussione della democrazia, e anche il concetto di partecipazione è un concetto finora, anche se le cose stanno muovendo, molto tradizionale, no? Quindi dentro questo voi siete una ventata di aria fresca, secondo me, e quindi che bisogna riuscire, ed è responsabilità di tutti fare in modo che il vostro tentativo abbia uno sbocco positivo, capisci? Non è solo responsabilità vostra, è anche responsabilità di tutti coloro che nella città si occupano di cosa pubblica. Ed è per questo che io penso che il Comune dovrebbe favorire, no, le vostre iniziative, trovare modo di discutere e favorire le vostre iniziative, non solamente darvi un posto in cui parcheggiarvi. Grazie mille. Grazie a voi. Buonasera. Grazie.